Per quale motivo ogni volta che incontriamo qualcuno che soffre di uno squilibrio mentale come la depressione, subito si salta ad una fra queste due opzioni? O questa persona è posseduta da un demone, da un jinn, e quindi deve essere curata da un esorcista. Oppure questa persona è lontana da Allah, ha poca fede, ed è molto peccatrice, a tal punto che Allah, in tale maniera, la sta punendo. Dicendo così, sappiate, fratelli e sorelle, che si possono creare ancora più problemi di quanti queste persone in evidente stato di bisogno abbiano già. E noi musulmani non vogliamo di certo che ciò accada. Andò un giorno una donna dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: «Ya Rasulallah, soffro di una condizione psicologica, quindi una malattia mentale, dove a volte perdo il controllo. Puoi fare una preghiera ad Allah chiedendogli di trovarmi una cura?» Il profeta sallallahu alaihi wasallam allora disse: «Hai due opzioni. Posso chiedere ad Allah una cura e sarai certamente curata. Oppure puoi essere paziente con il tuo problema. Cerchi di conviverci, seppur non sia di certo cosa facile, e per te, inshallah, ci sarà il paradiso». E la cosa straordinaria qui è che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam riconobbe il fatto che avesse una malattia mentale e non le disse: tu sei posseduta da un jinn, o che Allah la stesse punendo per i suoi troppi peccati. E se lui sallallahu alaihi wasallam ammise ciò, chi siamo noi per non fare altrettanto? E ne approfitto di questo video per scusarmi personalmente se in passato anche io per ignoranza sono saltato subito a queste conclusioni. Fratelli e sorelle, l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che una fra quattro persone al mondo sarà affetta, sarà diagnosticata con qualche malattia mentale nel corso della sua vita. E queste sono certamente statistiche che non possiamo ignorare. Le malattie mentali sono vere. Così come il corpo si ammala, anche la mente a volte può ammalarsi. E cercare giustificazioni o nomignoli per certi problemi non può che incrementare la sofferenza di chi li vive in prima persona. Ed i musulmani hanno il compito di rallegrare, di sostenere, di aiutare chi è in bisogno, non di certo di portare sconforto. Che cos'è una malattia mentale? La malattia mentale, in poche parole, è una condizione che influisce sul modo di pensare o sul comportamento di una persona. Le malattie mentali non sono una scelta. Una persona non si sveglia la mattina e decide di averne una. Non vuol dire essere pigri, non vuol dire avere una brutta alimentazione, non vuol dire essere in cerca di attenzioni e non vuol dire essere deboli spiritualmente. Le malattie mentali sono vere, vere quanto il cancro, il diabete e tutte le malattie scoperte dalla scienza. Ora, nessuno nega il potere della spiritualità e i miracoli del Corano e della Sunna come forma di guarigione, perché sappiamo per certo che la guarigione per i nostri cuori sono le parole del nostro Creatore. Il fine di questo video è semplicemente quello di cercare di normalizzare, cercare di far comprendere quanto le malattie mentali siano serie e siano vere, e far comprendere inoltre che non c'è alcuna vergogna nel cercare un consiglio o un aiuto professionale. Infatti Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Corano: chiedi alle persone di conoscenza se tu non conosci. Ed il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: cerca la cura della tua malattia, in quanto non c'è alcuna malattia che Allah abbia fatto scendere sulla terra senza che abbia fatto scendere anche il suo trattamento e la sua cura. Quindi, se mi stai ascoltando e ritieni di essere affetto dai sintomi di una malattia mentale, non aver paura di parlarne. Non aver paura di sfogarti con qualcuno, non sentirti debole, perché non lo sei. Anzi, proprio per il fatto che stai affrontando questo problema o vuoi affrontarlo, ti rende più forte di moltissimi altri. Parlane con il tuo dottore di base, psicologo o assistente sociale. Cerca un aiuto professionale e per grazia di Allah riuscirai ad affrontare questo test a testa alta.